Polizia? Eccomi. Accomodi. Desidera? Perquisizione, ecco il mandato. Perquisizione in tutto il caseggiato. Che cosa andate cercando? Senta, non cada dalle nuvole, lo saprà anche lei. Noi stiamo cercando la refurtiva del supermercato. Se preferisce, la merce acquistata a prezzo fortemente ribassato. E la venite a cercare proprio qui da me? Come dire che io sono un teppista, un ladro, un balordo. Senta, la prenda come le pare, io non c'entro. Ho ricevuto degli ordini e devo eseguirli. Esegua, esegua pure. Ma la verità è che questa è una provocazione bella e buona. Venite anche a sfotterci, oltre che ci fate crepare di fame. Senta qua. Senta l'odore, senta, omogenizzato per cani e gatti, senta la porcheria, senta. E sa perché? Perché a noi non è concesso di mangiare delle cose da cristiano, perché tutto costa un occhio della testa, testa di coniglio. Dico, ma lei davvero mangia sta roba? Ma se non è male, sa, guardi, due gocce di limone, va giù che è sterco di gatto omogenizzato. Vuol favorire? No, grazie, non vomito mai prima dei pasti. La capisco. Ad ogni modo, se preferisce una minestrina calda, io devo fare una minestrina di miglio per canarini. Ma cosa sta a sfottere lei, no, miglio per canarini? Ma neanche per idea, eccolo qua, miglio per canarini. Guardi, costa 1000 lire, c'è anche scritto. Lei mangia queste minestrine, dopo un mese comincia a vedere spuntare delle piume qua. Vede, comincia a diventare tracchetta la zampa. Diventa un vero PS ruspante. Detto anche pulè. Certo che siete ridotti proprio male, eh? Del resto anche noi con il nostro stipendio non si scherza. E con tutto che io mangio in caserma. Si guardi, proprio la capisco. E non dovrei dirlo, ma io capisco anche tutte ste donne del quartiere che oggi hanno imposto la svendita. Ma sì, hanno ragione. Personalmente hanno tutta la mia comprensione. Contro il furto non c'è altra difesa che l'esproprio. Ma le dà ragione? Ma sì, andiamo, su. Così non si può più andare avanti. Lei non ci crederà, io ho il disgusto di venire qui a fare il poliziotto, di venire qui a fare sta porcata del rastrellamento. Scusi, ha puntato, lei ha puntato. Sì, signore. PS Cobas, sì. Autonomia ha puntato. Ma le sembrano dei discorsi da fare, scusi, ma questi sono un poliziotto, sono discorsi da estremista. Ma quale estremista? Quale estremista? Perché io sono uno che ragiona e che si incazza pure, eh? Perché dovete piantarla di vederci noi poliziotti di truppa come una massa di deficienti. Che basta fargli un fischio e all'ordine, scattare, obbedire, abbaiare, mordere. Come dei cani da guardia. E guai che si permette di parlare, di discutere. Zitto tu, cuccioli, cuccioli. Scusi, appuntato, ma se lei la pensa così, ma perché ha scelto questo mestiere di fare il poliziotto? Ma chi ha scelto? Chi ha scelto? Perché lei ha scelto di mangiare sta porcheria per cani e gatti? O le teste di coniglio? No. E quell'altra schifezza di miglio per canarini? No, è stato il mio dietista. Non c'era altro. E anche per me non c'era altro, anche per me. Prendere o crepare, come si dice. Appuntato, noi qui avremo finito, che cosa facciamo? Andiamo avanti. Ma sì, andate avanti, non state a rompere le scatole. E non rompere, senti, per Dio, che qui c'è. Io per quarto piano, voi andate a te. Dicevo che anche... Aiutavo. La smetta. Aiutava. Dicevo che anche noi siamo sfruttati. Comunque guardi che il mondo sta cambiando, sa? E se cambia... Saluti e buon appetito. Scusa, dove vado? Scusa, lei mi sta offendendo. Ma come va via senza fare un po' almeno di perquisizione? Dico, non so, dare un'occhiata nell'armadio oppure qui, sotto il letto. E per farci che, per trovarci un barattolo di pastone per trotte d'allevamento. No, non è il caso. Saluti e buon appetito. E buonanotte.